In questo senso la riforma di chi mi ha preceduto, la riforma Cartabia, era andata nella giusta direzione, perché effettivamente un arresto al quale poi consegua quasi immediatamente la liberazione, salvo questo intervallo dentro un carcere dove magari stanno espiando delle pene, è assolutamente irrazionale. È vero peraltro che questa riforma ha creato delle criticità che ormai sono note a tutti e alle quali questo governo cercherà di rimediare con un intervento chirurgico e mirato nel più breve tempo possibile. Poi con riferimento alla digitalizzazione, significativi sono stati gli interventi orientati alla compiuta realizzazione del processo telematico, sia penale che civile.